Martedì 10 gennaio, un caro saluto a tutti gli iscritti al canale. Non sono giorni semplicissimi, è inutile nasconderlo, serpeggia un po' di malumore, un po' di delusione anche all'interno del centro sportivo di Milanello. Infatti ho trovato giuste e anche calibrate le parole di Davide Calabria, che da capitano del Milan ha scritto un lungo post dove ha tenuto a far sapere all'intero popolo milanista e non solo che il Milan è sì arrabbiato e deluso, ma è anche motivato a non mollare la presa, e questo deve essere l'atteggiamento giusto, perché alla fine in fondo si parla di un pareggio, e se si comprendono le ragioni di questo pareggio può essere utile per le prossime partite. Quindi il pareggio con la Roma è stato un disastro dal punto di vista del risultato, perché il Milan aveva in pugno la partita, ma se il Milan ragiona sui motivi, li analizza, li comprende e li assimila, questo può essere molto utile per il futuro. Quindi vediamola anche in maniera costruttiva, perché è inutile andare a distruggere tutto quello che si è fatto fino ad ora, e i giocatori stessi sono consapevoli di questa cosa. Davide Calabria, secondo me, utilizza delle parole importanti, un messaggio anche molto lungo. Lui aveva già parlato dopo la partita contro la Roma, ma lo rifà ancora sui social, sul suo profilo personale, proprio a voler ribadire che dopo aver trascorso l'intera giornata di lunedì a Milanello con la squadra, con i compagni, con l'allenatore, con lo staff, ad analizzare cosa non è funzionato, cosa non è andato contro la Roma, probabilmente i giocatori del Milan hanno capito i motivi. Qualcuno può mettere sotto accusa giustamente i cambi di Pioli, anche io personalmente non li ho ritenuti eccezionali, soprattutto andare a modificare un assetto difensivo nei minuti finali contro una squadra come la Roma, che si sapeva che nei minuti finali buttava palloni in area di rigore per provare ad accorciare le distanze. Però è anche una questione di atteggiamento di alcuni giocatori. Probabilmente qualcuno aveva sottovalutato questo finale di partita, e Calabria ha ribadito questo concetto. Ha detto: siamo arrabbiati e delusi per il risultato finale. In un momento storico sempre più mediatico, dove bisogna creare sempre dei problemi, mi piace sempre guardare la realtà. Meritavamo senza dubbio la vittoria, non ci siamo riusciti per dei dettagli che abbiamo già analizzato e che miglioreremo, ma non pensiamo che minimamente sia tutto sprecato. L'appello di Calabria: non pensiamo che tutto sia sprecato, non pensiamo che tutto sia già finito. Siamo ancora a gennaio, il campionato è ancora lungo, ci sono ancora 4 competizioni da giocare. La strada è in salita, ma questa squadra non ha paura delle grandi sfide, lo abbiamo sempre dimostrato. Il compattarsi ancora di più ed uscire al meglio nei momenti più delicati insieme. Sarà un campionato ancora più difficile e avvincente. Non vediamo l'ora di scendere in campo per proseguire il nostro percorso. Daremo tutto quello che possiamo, come sempre, per arrivare a competere dove spetta questa squadra. Testa alta e avanti tutta. Oggi ancora più di prima. Parole, secondo me, comunque importanti da parte del capitano del Milan, Davide Calabria. Lui dice: non vediamo l'ora di scendere in campo, e domani il Milan scenderà di nuovo in campo contro il Torino in Coppa Italia. Oggi è già giornata di vigilia. A proposito, oggi non parlerà in conferenza stampa mister Stefano Pioli, ci saranno delle interviste diciamo esclusive, ma non c'è la consueta conferenza stampa, quindi non ci aspettiamo appunto la solita conferenza a Milanello. E il Milan però deve anche prendere una decisione su chi scegliere domani contro il Torino, perché evidentemente bisogna capire se il Milan vuole puntare su questa competizione, quindi utilizzare tutti i titolari, oppure fare turnover e mettere in campo giocatori che fino ad ora hanno avuto uno scarso minutaggio, hanno giocato di meno. E qui si apre, come abbiamo fatto anche ieri, il famoso capitolo delle seconde linee. Ormai c'è chi
non ha più fiducia in queste seconde linee. Parlo ovviamente del sentito dire dei tifosi, degli addetti ai lavori. La questione è che il Milan probabilmente in estate ha fatto sì una campagna acquisti, ma non ha ricevuto gli acquisti necessari e i rinforzi necessari per migliorare una squadra già importante, già forte, una squadra che l'anno scorso ha vinto il titolo di campione d'Italia. Quindi probabilmente il mercato estivo per ora, e sottolineo per ora che siamo al 10 di gennaio, non ha portato i risultati sperati, anche perché si tratta di giovani e i giovani molto spesso vanno aspettati, non si possono subito bollare come dei flop, bisogna avere pazienza. La questione è che purtroppo il Milan, avendo raggiunto un livello più alto rispetto agli ultimi anni, quando finiva sesto, settimo, ottavo, quarto, quinto, insomma, avendo raggiunto l'obiettivo del primo posto e aspettandosi i tifosi un miglioramento rispetto alla squadra dell'anno scorso, evidentemente questo mercato in estate purtroppo non ha portato elementi aggiuntivi in più per migliorare la rosa. Effettivamente, se ci facciamo caso, giocano sempre gli stessi, la squadra titolare è quella dell'anno scorso, quella che ha vinto lo scudetto, quindi i nuovi stanno avendo molta difficoltà ad inserirsi, i vari Adli, lo stesso De Ketelaere, Origi è sempre rotto, e poi c'è la questione infortuni, perché anche qui si parla sempre di giocatori fuori. Milan ha 7, 8, 9 giocatori fuori ogni volta, e anche nei cambi, nelle rotazioni, mister Pioli ha enormi problemi, perché poi alla lunga queste rotazioni che non vengono effettuate si fanno sentire. E il problema dunque è che probabilmente il Milan potrebbe in un certo qual modo correre ai ripari nel mercato di gennaio, e lo speriamo che si possa un po' invertire la rotta, il trend, e andare sul mercato e andare a prendere dei giocatori utili, soprattutto in attacco. Vedo nel ruolo di attaccante un reparto un po' sguarnito, con Origi che ne ha sempre una, Ibrahimovic che è fuori da molto tempo, Lazetic che è un 2004, molto giovane e deve essere giustamente dosato. Abbiamo solamente Olivier Giroud come attaccante, e quindi probabilmente un rinforzo lì in avanti ci starebbe alla grande, così come a centrocampo, perché va preso magari un sostituto di Bennacer o Tonali, o un giocatore alternativo a Bennacer e Tonali. E però poi ci si scontra con la realtà, perché questo è quello che tutti i tifosi vorrebbero, e probabilmente è giusto che il Milan li avrebbe anche questi rinforzi. Ma siamo sicuri che arriveranno? Siamo sicuri che la proprietà voglia spendere 30-40 milioni in questo mercato di gennaio? Io ho i miei dubbi. Non arrivano grossi segnali su possibili acquisti lì davanti in attacco in questo mese di gennaio. Poi ci può essere sempre la sorpresa, ci può essere sempre, come si può dire, il guizzo, l'opportunità. Ecco, sull'opportunità evidentemente il Milan non ha mai chiuso alle opportunità. Ma per opportunità cosa si intende? Giocatori in prestito che costino poco, o il grande investimento? Perché poi a furia di andare avanti per opportunità, molto spesso le squadre perdono anche qualità, perché poi a un certo punto bisogna fare l'investimento importante. Questo investimento importante il Milan potrebbe farlo in estate, quindi siamo arrivati al 10 di gennaio, ora inizieranno tante partite ravvicinate, la Supercoppa. A meno di cose clamorose, io non mi aspetterei uno o due acquisti importanti in questo mercato di gennaio, però servirebbero, e come, perché il Milan li merita questi acquisti, come squadra, come nucleo, come gruppo. Lo stesso Pioli meriterebbe una mano anche dal mercato, visto che siamo in piena finestra di mercato di gennaio, varrebbe la pena sfruttarla.
anche sulla questione portiere. Molto probabilmente il Milan non farà un portiere, e non facendo un portiere vuol dire che il Milan rimarrà con Tatarusanu, Mirante e il giovane Vázquez, giovane e Vázquez che ha 24 anni, in attesa del rientro di Maignan. Basteranno, basterà la squadra formata dal Milan con gli innesti estivi per arrivare bene fino alla fine di questa stagione, per vincere trofei, per alzare trofei? Solamente i prossimi giorni ce lo potranno dire, a cominciare dal 18 di gennaio, quando il Milan affronterà l'Inter nella Supercoppa, e lì avremo il primo responso dell'anno. Quindi la situazione va migliorata sicuramente, serve pazienza. Probabilmente le vittorie portano entusiasmo, quindi c'è bisogno subito di tornare ad una vittoria, perché vedete, appena arriva un pareggio, una sconfitta, sembra subito che sia una catastrofe. Quindi questa squadra va alimentata con le vittorie, va alimentata con i risultati, l'entusiasmo va alimentato così. Ci vediamo nel pomeriggio per l'allenamento che poi si terrà a Milanello. La squadra si allena al pomeriggio e poi commenteremo la probabile formazione verso Milan-Torino domani sera a San Siro, Coppa Italia.